Saluto e ringrazio voi tutti, innanzitutto il Presidente Errani, la Presidente Draghetti e in particolare il Sindaco di Merola che ho oggi per la prima volta l'occasione di incontrare e mi mancava perché credo di averli nel corso di molti decenni conosciuti da vicino tutti i sindaci di Bologna e mi interessa anche la sua particolare figura perché forse è il primo sindaco di Bologna che incarna nella sua esperienza di vita la radice meridionale e la formazione bolognese ed emiliana e credo che è un contributo maggiore che potrà dare in quanto tale allo svolgimento di una funzione così importante. Io vorrei riprendere soltanto due spunti che ricavo dagli interventi degli oratori che mi hanno preceduto. Uno riguarda il tema dei sacrifici, della severità, della difficoltà anche di amministrare gli enti locali in una condizione come quella attuale, che è una condizione di gravi ristrettezze per la finanza pubblica, è una condizione senza dubbio di straordinaria tensione per raggiungere obiettivi che consideriamo essenziali per la vita e il futuro del nostro paese. E voglio naturalmente sottolineare un obiettivo che in qualche modo riassume tutti gli altri ed è la spiegazione anche di tante durezze nello svolgimento della politica finanziaria pubblica, cioè l'obiettivo dell'abbattimento del debito pubblico che si è accumulato nei decenni nel nostro paese. Lo vado ripetendo da vario tempo, ben prima che nascesse questo governo, e lo vado ripetendo, diciamo, approfitto di qualsiasi governo si sia impegnato o voglia impegnarsi in questo senso e a richiamo per cittadini, per gruppi sociali di qualsiasi collocazione. Noi non possiamo, innanzitutto dal punto di vista, direi perfino morale, lasciare sulle spalle delle generazioni più giovani e di quelle che verranno questa spaventosa eredità. Secondo, noi dobbiamo oggi allentare questo vincolo, perché badate che noi già viaggiamo oltre i 70 miliardi di euro da versare ogni anno come pagamento degli interessi sui titoli del debito pubblico. Pensate a quanta parte di queste risorse potrebbe essere utilizzata per investimenti pubblici, per investimenti sociali, per lo sviluppo del paese ed è sequestrata da questo obbligo che ci portiamo dietro e che non possiamo, ripeto, trasferire sul futuro vicino e lontano. Quindi dobbiamo farlo nell'interesse nostro, per ragioni nostre e dobbiamo farlo perché non si tollera più da parte dei nostri partner e dei nostri competitori che noi si trascini questa terribile eredità di un debito pubblico così pesante che è diventato, diciamo, uno dei fattori di esposizione dell'intero contesto, economico, sociale e istituzionale europeo ai rischi, di deflagrazione. Dobbiamo sapere che anche nel corso di questi mesi, quello che è diventato oramai un termine di uso comune, chi l'avrebbe mai immaginato, lo spread, gli alti e bassi del differenziale tra gli interessi sul debito pubblico italiano e gli interessi sul debito pubblico tedesco, che sono gli interessi più bassi, addirittura adesso quasi negativi, questi alti e bassi già hanno provocato, già ci mettono sulle spalle per il 2000 e 12-13 un'ancora maggiore entità di spesa per coprire il debito pubblico, per onorare i titoli del debito pubblico. Quindi questa è una necessità a cui si legano tutte le misure restrittive che sono state prese ed è vero che per quanti sforzi si facciano, restrizioni nella spesa pubblica hanno un impatto sulla crescita. Naturalmente non qualsiasi taglio, qualsiasi spesa ha lo stesso impatto, ma quando io vedo che nel
nella bozza di dichiarazione, non so se la stiano licenziando negli stessi termini, preparata per il Consiglio europeo, si dice che bisogna operare per un risanamento della finanza pubblica favorevole alla crescita. In queste formule poi la lingua inglese aiuta molto. Growth friendly consolidation è una bellissima formula, però poi sappiamo che è molto difficile impedire che, ripeto, riduzioni anche pesanti della spesa pubblica abbiano un impatto negativo sulla crescita. Dobbiamo fare uno sforzo per selezionare molto bene anche le riduzioni di spesa pubblica. Da parte del governo attuale si è impegnati ad effettuare quella che sempre con un'espressione inglese corrente si chiama una spending review, cioè una rassegna puntuale di tutti i capitoli della spesa pubblica, di tutte le voci della spesa pubblica, per vedere quali vanno tagliate e quali no. Tagliarle tutte alla cieca è una linea sicuramente fuorviante, e sappiamo che non solo non si debbano tagliare, noi abbiamo visto anche in Francia o in Germania, dove pure si sono compiuti interventi di questo genere, lì per esempio in ambedue questi paesi si è deciso di non tagliare e perfino di accrescere la spesa per l'istruzione, per la formazione, noi possiamo aggiungere, e per la cultura. Sono state quindi falcidiate un po' ingiustamente, scorrettamente, però comunque il momento sarà difficile. Siamo in un tunnel dal quale dobbiamo uscire compiendo sacrifici. Io vorrei dire una parola a questo proposito. Riflettiamo, io stesso mi riservo di farlo, riflettiamo bene sull'espressione coesione sociale. È un'espressione che io ho usato molte volte. Ritengo che sia un impegno importante, ritengo che sia un aspetto molto importante da considerare in tutte le politiche pubbliche. È un bene prezioso la coesione sociale, e per coesione sociale si deve intendere ogni sforzo volto a evitare che diventino dirompenti i più o meno inevitabili conflitti anche tra interessi diversi e diversamente rappresentati. Coesione sociale significa sicuramente perseguire un criterio di solidarietà, suscitare solidarietà, ma coesione sociale non può significare immobilismo. Io credo di dover richiamare molto a questa esigenza. Stiamo attenti, ci sono spinte troppo conservatrici presenti oggi nella nostra società. Non si può continuare ad andare avanti come si è andati avanti per decenni. Io credo che si possa discutere se sia corretto dire che si è vissuti anche in Italia e in Europa e in America al di sopra delle proprie possibilità, e certamente questa è una sentenza che va molto analizzata. È facile rispondere che non tutti i gruppi sociali hanno vissuto al di sopra di quelle che sarebbero state altrimenti, senza per esempio il forte intervento della spesa pubblica, le loro possibilità. Però molto deve cambiare nei comportamenti, nelle posizioni acquisite, nelle aspettative. Dobbiamo fare i conti con un mondo che è radicalmente diverso, non da quello di 40 anni fa, ma anche da quello di 20 anni fa. Ed è un mondo nel quale la competizione si è fatta così stringente, così pressante, che non ci sono consentiti acquietamenti nel modo di vivere che ci è stato proprio. E questo vale per tutti, insomma, una cosa è una distribuzione giusta, secondo equità dei sacrifici, una cosa diversa è pensare che ci sia qualsiasi gruppo sociale che possa essere esentato da sacrifici, da ripensamenti, da cambiamenti. La seconda questione che volevo ricavare, in particolare dall'intervento del Presidente Draghetti, è quella dei nostri assetti istituzionali. Anche qui c'è stato molto conservatorismo, molta continuità, ci sono questioni accumulatesi nel tempo che adesso affrontiamo con molto ritardo, e più c'è stato ritardo più le questioni si sono aggrovigliate. Parlo dell'architettura istituzionale nostra,
rami alti e anche rami meno alti. Siamo ancora alle prese col problema di una riforma del Parlamento, del cosiddetto bicameralismo perfetto, e non sarà facile venirne fuori nemmeno in questo momento, nonostante gli appelli, nonostante le sollecitazioni. Però noi abbiamo molto da rivedere per quello che riguarda l'architettura istituzionale, anche dal livello regionale in giù. E parlo di entità che si sono create e che si sono sovrapposte e accavallate anche a livello subcomunale, oltre che subregionale. C'è molto ritardo nell'affrontare queste questioni, le dobbiamo decisamente mettere in calendario. Io ritengo che poi in modo particolare ci sono due questioni che non possiamo lasciare a mezz'aria. Una questione è quella delle province. Si è andati avanti, indietro, si è annunciato, si è poi preso una decisione parziale. Occorre fare un punto e scegliere una strada. Avremmo fatto meglio a sceglierla, ma adesso è un po' vano dirlo, avremmo fatto meglio a sceglierla niente di meno che 42 anni fa, quando cioè vennero per la prima volta eletti i consigli regionali delle regioni a statuto ordinario. Probabilmente quello era il momento in cui si creava questa nuova dimensione per rivedere altre catene istituzionali create in precedenza. Comunque questa è una questione che adesso effettivamente, dopo quello che si è accennato nel primo decreto del governo Monti, bisogna mettere bene a fuoco e risolvere con razionalità e avendo una visione, insieme. E l'altra questione che non possiamo lasciare a mezz'aria è quella del federalismo fiscale. È una legge sulla quale si è lavorato molto, si è discusso molto. Adesso vedo che qualcuno che forse non è presente in questa sala per una scelta che naturalmente rispetto, ma c'è qualcuno che ha osservato che io non so in quale dei miei recenti interventi non ho parlato di federalismo. Io sono convinto di una cosa, l'ho detta pubblicamente tempo fa, ricevendo consensi, e la dico lo stesso adesso: l'attuazione di misure che vanno nel senso di quello che è stato chiamato il federalismo fiscale non è una opzione, è un dovere di attuazione costituzionale. Abbiamo il titolo quinto della Costituzione, o si riforma il già riformato oppure si dà attuazione, e dare attuazione significa andare anche al di là dell'impasse in cui in questo momento si trova il processo. Vediamo dove siamo arrivati, vediamo se il percorso che finora è stato effettuato è valido e regge, o vediamo anche che cosa modificare, che cosa innovare. Io vi ringrazio anche per queste sollecitazioni che mi avete rivolto, e vedete, per quello che riguarda l'Emilia tutta e Bologna, insomma, che cosa significa fare sacrifici, cambiare comportamenti, rivedere aspettative. Ieri ho fatto una battuta in un'occasione particolare, nel momento in cui cioè si annunciava che prende vita il collegio Andreatta, e ho detto: noi non sappiamo se da questa crisi l'Italia uscirà materialmente impoverita. È possibile, è possibile. Ho detto altra volta: l'essenziale è che esca da questa crisi una Italia più sobria e più giusta. Che cosa significa quel più sobria? Che insomma dobbiamo imparare a mettere in massima evidenza gli aspetti qualitativi della vita delle persone, delle famiglie, delle comunità, gli aspetti qualitativi della condizione umana. Su questo si lavora molto, voi sapete che ci sono anche degli studiosi, in particolare degli economisti, che lavorano sul tema del concetto di benessere. Si può andare ad una diversa misurazione del benessere? Io penso di sì, e lo penso proprio guardando a quello che voi avete costruito qui in questa regione, in questa città. Non è soltanto che siete
province, città ricche, opulente, produttive, altamente produttive. No, qui voi avete costruito, come dire, un tipo di vita molto socievole. Gli aspetti, diciamo, della qualità sociale e culturale della vita in Emilia e a Bologna rappresentano un punto di riferimento insieme ad altri, non siete i soli, per come andare verso precisamente un modello di società che sia egualmente molto gratificante, anche se noi dovessimo passare attraverso un ridimensionamento dei nostri livelli di reddito. Rivolgo a voi tutti un augurio di buon lavoro e auguriamo a noi tutti che i semi che abbiamo gettato con le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia fruttifichino nel senso di un clima di unità nazionale, un clima di serio, sereno confronto politico e di costruttivo rilancio del ruolo della politica nel nostro Paese. Grazie.